Per Zaccheroni, chance scudetto alla prima stagione con il Milan. Parte meglio però il Perugia, Milan un po' nervoso nei minuti iniziali, Abbiati deve intervenire di piede. Una delle scommesse di questa stagione, Abbiati dopo la lunga squalifica a Rossi. Rapaic riesce a crossare, palla che arriva a Petrachi che dopo il rimbalzo prova un gran destro con Leggero esterno. Petrachi il match winner di Udine. Ambrosini, dirompente, prova la percussione, trova il calcio di punizione per l'intervento di Matrecano, capitano del Perugia, che in questa occasione viene ammonito. Ecco come reagisce Galliani, con lui Braida, all'intervento di Matrecano. Da Boban a Guglielmin Pietro, destro, doppia deviazione, palla in rete per il vantaggio del Milan. Prima Olive, poi Mazzantini hanno cercato di opporsi alla conclusione di Guli, così reagisce l'amministratore delegato e vicepresidente del Milan. Forse doveva intervenire con la mano sinistra Mazzantini, invece sceglie la mano destra, palla che finisce in rete. Grande Boban nel primo tempo, prova a lanciare Birov, neutralizzato con molto mestiere da Matrecano, come possiamo vedere in questa occasione. Trattenuto per la maglia, poi successivamente cade il tedesco Braschi, qui non è intervenuto. Boban ha dettato i tempi del gioco del Milan, palla ad Albertini, destro palo. Vediamo lo shot di Albertini, niente da fare per Mazzantini. Una partita nella partita, quella di Galliani e Braida. Caviedes, controllo e tiro nettamente fuori, mentre Abbiati se la prende con i compagni del reparto difensivo. Boban vede la corrente Guglielmin Pietro che sbaglia l'impatto con la sfera. Ha tentato la soluzione mancina Guli. Ancora Boban, avvitamento di Birov, deviazione centrale. Facile stavolta l'intervento di Mazzantini. Poi Rapaic, grande iniziativa del croato. Qui il Perugia è in superiorità numerica, cross di Rapaic, ma sceglie bene il tempo dell'uscita Abbiati. Primo tempo molto denso, avvincente, ricco anche di occasioni. Helweg, dopo la buona finta, il gran destro, con risposta in calcio d'angolo di Mazzantini. Albertini, corner, Birov disturbato, mette in rete, qui si è distratto Matrecano. E Birov porta il Milan sullo 0-2, a favore dei rossoneri. Rivediamo ancora, aspetta Birov. Troppo lontano Matrecano, quando tenta di recuperare è tardi. Perugia 0, Milan 2. Nakata, Caviedes, il cross, Rapaic cerca il dribbling sull'interno, c'è l'intervento di Sala che prova ad aiutarsi con la mano sinistra, un po' ingenua in questo frangente Sala. Braschi concede senza esitazione il calcio di rigore e Nakata con grande freddezza trasforma, non riesce a spiazzare Abbiati ma mette la palla lì dove il portiere del Milan non può arrivare. Grande prima stagione in Italia di Nakata. Poi fuori Matrecano, che era anche stato ammonito. Dentro Ripa, Matrecano in vistosa difficoltà su Birov. Grande punizione di Rapaic, splendida la risposta di Abbiati. Uno dei punti di forza di questo Milan campione d'Italia. Poi la conclusione di Rapaic, splendida, e dopo la risposta di Abbiati una segnalazione di fuorigioco. Birov controlla, mette in rete sull'uscita di Mazzantini, ma rete annullata per offside. Il secondo tempo comincia con diversi minuti di ritardo perché piove un po' di tutto dal settore dei tifosi più fedeli al Perugia. Braschi deve aspettare a lungo prima di far fischiare la ripresa, qui subito inizio della ripresa, qui subito una chance con Caviedes che poi viene sostituito da Bucchi. L'attacco del Perugia acquista maggiore consistenza, ma prova il Milan con Guli, grande risposta qui di Mazzantini, ex Inter. Milan in attacco, Uea fuori il suo colpo di testa, poi fuori Boban e dentro Leonardo, una mossa anche prevista. Attenzione a Bucchi, carica il destro e questa può essere definita la parata scudetto. Grande intervento di Abbiati, merita un altro replay. Grandissimo.